Buongiorno, siamo al Panificio Raspa di San Salvo, dove si tiene una bella iniziativa della Proloco che ci viene illustrata da Maria Sabatini. Buongiorno, l'iniziativa che vi andiamo a presentare è una collaborazione che abbiamo fatto insieme al Panificio Raspa. La proprietaria ci mette a disposizione la sua vetrina e noi praticamente esponiamo l'artigianato fatto a mano due volte alla ogni settimana due espositori presentano i loro lavori al pubblico, quindi cerchiamo di far conoscere il prodotto dell'artigianato fatto a mano a livello hobbistico. Inoltre abbiamo avuto anche il consenso del panificio di poter fare dei corsi di laboratorio sia per i grandi che per i bambini. È un'iniziativa molto apprezzata soprattutto da parte di mamme che sono molto contente nel fatto che i bambini riprendono a fare i lavori manuali e inoltre cerchiamo di tramandare quello che sappiamo fare con le mani soprattutto anche ai grandi, perché molte persone non sanno fare l'uncinetto, non sanno fare il macramè, sono tutte tecniche che le nostre nonne sapevano fare e che adesso non si fa più. Quindi cerchiamo di ritornare alle origini, alle tradizioni, in questa maniera. Inoltre tengo a precisare che la Proloco il 14 di giugno farà la seconda edizione di Hobbisti in Fiera. Proprio in questa occasione presenteremo più di 80 stand di artigianato hobbistico e alla quale abbiamo abbinato un concorso particolare, un concorso di artigianato artistico dove il tema principale è l'Expo, quindi tutti i manufatti dovranno rappresentare in chiave artigianale il cibo. Tutti i lavori verranno esposti dal 7 al 14 di giugno presso la Porta della Terra. E 14 ci sarà la premiazione. Adesso lascio la parola alla mia collega Ifigenia. Buongiorno. Io volevo solo cogliere l'occasione per ringraziare Antonella Vicoli che ci ha permesso di realizzare questo sogno nel cassetto che avevamo di fare corsi, laboratori per bimbi e adulti. E lei gentilmente ci ha messo a disposizione il suo locale e quindi niente, volevo solo dire grazie a lei per tutto questo. Grazie. Allora, ho conosciuto questa associazione in un evento a Chieti e da allora ho avuto modo di conoscere personalmente, mi sono appassionata alle loro creazioni, per cui ho messo a disposizione sia il mio locale per fare in modo che le loro creazioni potessero essere viste anche da più persone. Quindi sono felicissima di aver dato questa opportunità e grazie a loro per quello che fanno. Allora, questo è il lavoro che faremo oggi. Come puoi ben notare, qui abbiamo un filo che cammina partendo dall'inizio lateralmente, quindi se hai intenzione di voler utilizzare il rocchetto bianco come vedi qua, questo ti uscirà lateralmente e poi se vuoi che il celeste predomina mettiamo i fili centrali in modo tale che avanti ti verrà tutto celeste e laterale bianco, ok? Perfetto, allora prendiamo il rocchetto bianco e tagliamo 2 metri in modo tale che abbiamo la lunghezza sufficiente per poter fare la lunghezza di questo lavoro. Una volta che tagliamo questi 2 metri di filo potremo poi tagliare il celeste. Il celeste va tagliato per 3 metri perché poi verrà agganciato al filo portante.